Brutto incidente, domenica pomeriggio, poco dopo le 16, in via Umberto I, frazione Gauna, ad Alice Superiore. Una Ford Fiesta, proveniente da Vidracco, con a bordo un uomo di 66 anni, una donna di 61 e una suora di 60, tutti di Torino, è uscita di strada. L'uomo, alla guida, ha perso il controllo della vettura, che ha invaso la corsia opposta, sfiorando dapprima il tubo di scolo di una grondaia, per poi centrare in pieno un segnale stradale, un semaforo e terminare la sua corsa contro una ringhiera di ferro. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, Castellamonte e Ivrea, i vigili del fuoco di Castellamonte e i carabinieri della compagnia di Ivrea. Le tre persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite, due in modo più serio. Trasportate tutte all'ospedale di Ivrea, non sono però in pericolo di vita.